Parliamo di amore di coppia. Esiste il colpo di fulmine? Esiste l'anima gemella? Allora, immediatamente, senza lasciare alcuna suspense, rispondo di sì, sì e sì. Esiste il colpo di fulmine e esiste l'anima gemella. È possibile incontrare un'anima gemella. Il colpo di fulmine è qualcosa di completamente diverso rispetto all'anima gemella ed è un evento che può capitare diverse volte nella vita. L'anima gemella penso che sia una rarità veramente incontrarla e ho avuto la fortuna di sperimentare questa esperienza che è stata veramente illuminante per me. Dunque sì, esiste l'anima gemella. Ma non possiamo ridurre il discorso in questa maniera perché si andrebbe incontro a fraintendimenti. Innanzitutto l'anima gemella non va ricercata. Se la incroci vuol dire che questo incontro fa parte del tuo karma e quindi puoi essere fortunato nello sperimentare questo incontro che definirei veramente magico. E, a me è capitato, però dobbiamo specificare qualcosa di importante. Ritengo che abbiamo più anime gemelle e non tutte del sesso opposto, quindi il discorso dell'amore dell'anima gemella non può essere ridotto all'interno, sacrificato all'interno di un discorso di amore di coppia, inteso così come socialmente si intende. L'anima gemella cos'è? È uno specchio che incontriamo e che in quel caso risuona, è assonante al 100% con quello che noi vibriamo sulle nostre frequenze di quel momento. Quindi cosa succede? Si incontrano due anime, due persone che immediatamente, entro brevissimo tempo, entrando in contatto, si riconoscono a vicenda. E quindi c'è un senso di riconoscimento totale, un senso di comunione totale. Non c'è bisogno di sprecare parole, ma c'è un senso di beatitudine, di completezza. E la sensazione è quella di un cerchio che finalmente si chiude e che racchiude in sé una totale pace, una totale armonia, una totale comprensione e una totale fiducia. La relazione con l'anima gemella non è sicuramente fondata sull'attrazione fisica o sessuale, che invece contraddistingue il colpo di fulmine. La relazione con l'anima gemella è una relazione appunto pacifica, armonica, dove può assolutamente non essere neanche presente il sesso. Quindi è una relazione che è veramente a livelli spirituali molto elevati. Perché vi dico di non inseguire l'anima gemella, di non ricercarla? Innanzitutto perché, come ho detto, questi incontri fanno parte del nostro percorso karmico e quindi può capitare così come può non capitare. Quindi sarebbe assurdo inseguire un qualcosa che magari non capiterà mai. Siamo tenuti a vivere la nostra esistenza così come ci giunge, con tutte le esperienze. Ma fondamentalmente dovremmo abbandonare l'idea che una volta incontrata l'anima gemella abbiamo finito, abbiamo concluso il nostro percorso, abbiamo finalmente trovato l'anima gemella, quindi possiamo rimanere in un saranno felici e contenti per sempre come finiscono tutte le classiche favole, no?
Perché dico questo? Perché quando si incontrano queste due persone che vibrano esattamente alla stessa maniera, sono come due strumenti che suonano sulle stesse frequenze in maniera totalmente armonica e con una comprensione totale. Chiaramente quello è uno stato spirituale che coinvolge entrambe le parti, ma non è detto che sia duraturo. Cioè, dobbiamo ricordare che siamo esseri in continua evoluzione. Dunque, io posso incontrare l'anima gemella, essere in totale assonanza, ma via via, con l'andare del tempo e delle esperienze, le mie frequenze possono cambiare così come possono cambiare quelle dell'altro. E di conseguenza, quell'armonia iniziale va via via a scemare, a degradarsi. Ecco perché dico, è possibile incontrare l'anima gemella, ma è importante e fondamentale innanzitutto ricordare che non abbiamo bisogno di un altro da noi per completare noi stessi e per chiudere quel famoso cerchio di pace e di armonia interiore. Questo è il percorso che dobbiamo individualmente percorrere, quello del raggiungimento dell'armonia interiore con noi stessi, anche in assenza dell'altro. Quindi non dobbiamo aspettare di incontrare l'anima gemella per completare noi stessi, poiché noi stessi siamo già completi. Dobbiamo semplicemente ricongiungerci al nostro sé. E punto secondo, se ci attacchiamo dopo alla persona, all'anima gemella che incontriamo, naturalmente si andrà a creare un meccanismo di attaccamento e con tutto quello che ne consegue. E nel momento in cui le cose cambiassero, tutta l'armonia si trasformerà in frustrazione, delusione e conflitto. Quindi, se dovessimo incontrare l'anima gemella, dobbiamo cercare di non inquadrare questo rapporto, di non proiettarlo nel futuro, ma di viverlo semplicemente per quello che è, un incontro magico dove due persone risuonano alla stessa frequenza e sono anche in grado di comunicare telepaticamente. Con questo voglio chiudere e spero di essere stata utile con questa trasmissione di esperienza. A presto, amici.